Adesso entriamo in una parte che per alcuni può essere una parte un po' no, difficile, ma magari un po' nuova, che è proprio comunicazione e marketing. Magari per chi l'ha già fatto qualche corso del genere, io cercherò naturalmente di dare qualche pillola, naturalmente sempre condividendo con voi quello che sono proprio questi principi, vedete? La comunicazione e il marketing, e quando qualcuno mi dice ma dai sì, vi ricordo che oltre in Italia, oltre 50 milioni di persone sono su Facebook. 50 milioni di persone sono su Facebook. Poi Instagram, LinkedIn e tutti i social vari di divertimento, TikTok, no? Pensate che quelli sono per la gioventù, però stanno diventando una fonte, ma non solo, ormai se andate sui social, no? Dice no, ma sui social, no? Un medico, una come... E oggi il modo di comunicare è cambiato, se non ci sei lì è così. Ma non perché devi scrivere, no, se non ci sei, mi insegna sempre il mio amico Roberto e Silvio, mi dicono bisogna comunicare. Ma come bisogna comunicare? Anche io stesso a volte scrivo delle cose e loro mi dicono ma scrivi, leggono tre o quattro righe e poi basta, cosa scrivi? Poi vanno i video, bisogna fare i video, no? Non dicono in tutti i colori, ma io sono un po' sono antico, ma qualcuno leggerà. Però il fatto che il segreto dei risultati parte dall'ascolto, dalla comunicazione e dalle azioni che noi facciamo. E penso che un equilibrio emozionale passa da tantissimi aspetti. Noi è chiaro che siamo quello che abbiamo visto, mangiamo, beviamo, respiriamo, ma siamo anche, soprattutto quello che pensiamo, la storia che ci raccontiamo, siamo i condizionamenti sociali, familiari, culturali, no? E del 2% di DNA, che sembra che sia una potenza, il mio DNA è così, siamo fatti così, perché è tradizione, che è bellissimo quando si tratta di cose che ti portano a un risultato. Ma se poi queste cose non ti portano a un risultato, è un po' come essere sulla ruota dei criceti. E dici, quando smetti, tante cose che cambi, quando scendi, no? Riesci a scendere. Allora, quando si parla veramente di comunicazione, mi permetto di condividere con voi una cosa interessantissima. Ho avuto la fortuna, e il mio amico Sergio è uno che anche lui ha avuto questa fortuna tanti anni fa, io ho iniziato il percorso di crescita e sviluppo personale nel 96, nel 97 ho fatto il primo corso serio a Rubano con uno dei grandi che ha portato in Italia la crescita e sviluppo personale in maniera seria, che è Basil De Luca. E lì abbiamo fatto, poi lui faceva un corso, uno dei corsi più potenti al mondo, a Ginevra, che è il DBM di Ginevra. Solo donne e uomini separati, 5 giorni di corso, full immersion, non sapevi che ore erano, non sapevi niente. Dove uscivi di lì rimbalzato come un calzino, dove uscivano persone che continuavano a fare la solita vita, e persone che avevano compreso che forse era meglio cambiare, che hanno creato aziende, hanno cambiato letteralmente, stravolto la loro vita in meglio, diventando persone migliori. Perché i corsi poi è un po' il discorso che avrete sentito mille volte, no? Dell'affilare la sega, no?
se non ti fermi a filare la sega non taglia più, quindi continui a metterci un sacco di energia, ma questo albero non lo tagliare. Quindi la formazione, la comunicazione, la condivisione, perché ricordiamoci sempre che nessuno può insegnare niente a qualcun altro, è un folle assoluto. Noi possiamo solo riscoprire l'essenza che abbiamo dentro di noi, fondamentale, e farci venire quel desiderio, che parte sempre da noi, per migliorarci, per apprendere, per approfondire, per studiare, per fare corsi. Poi ci sono quelli che fanno corsi tutta la vita e non concludono più perché sono per fare corsi. È un mondo così straordinario, il mondo della crescita e sviluppo personale, che ho detto, penso che sia interessante condividerlo, no? Anche chi magari non lo fa perché non ha mai avuto tempo di farlo, o magari no, pensava che non fosse utile farlo. Allora, guardate, in tutti questi anni ho fatto tantissimi corsi, poi ho fatto parte del Club Mondiale della Formazione, abbiamo invitato i migliori al mondo, dal grande Deepak Chopra, no? Chi è che non conosce Deepak Chopra? A Robin Sharma, a William Ury, uno dei più grandi. So che qualcuno di voi ha fatto mai il corso con William Ury? William Ury ha scritto dei libri bellissimi, tra cui il più bello è Il No Positivo. E lui è una persona che, adesso lo faccio ascoltare, per qualche minuto, se si può spengere anche la luce, magari è meglio. Roberto? No, è Roberto per spengere la luce, non so dove siamo andati. Sono qui, non so. Aspetta un attimo, e questa persona, pensate, è uno dei mediatori delle nazioni al mondo per cercare di evitare le guerre. Quindi pensate, uno dice ma sì dai, dire una cosa in un modo piuttosto che in un altro è uguale, non è, in quel momento lì non è proprio uguale, ma neanche quando parli a un paziente è uguale, perché anche lì dire le cose in un modo piuttosto che in un altro cambia il mondo. E guardate questo video, voglio iniziare così questo percorso. Well, the subject of difficult negotiation reminds me of one of my favorite stories from the Middle East, of a man who left to his three sons. Well, the subject of difficult negotiation reminds me of one of my favorite stories from the Middle East, of a man who left to his three sons, 17. Stories from the Middle East of a man who left to his three sons, 17. Prima è andato perfetto, fa tutte le prove. Ma non c'era sempre. Prova ad andare avanti. Prova ad andare avanti. Preparation. They went and they consulted a wise old woman. The wise old woman thought about their problem for a long time, and finally she came back and said, well, I don't know if I can help you, but at least if you want, you can have my camel. So then they had 18 camels. The first son took his half, half of 18 is 9. The second son took his third, a third of 18 is 6. The youngest son took his ninth, a ninth of 18 is 2. He had 17. They had one camel left over. They gave it back to the wise old woman. Now, if you think about that story for a moment, I think it resembles
A lot of the difficult negotiations we get involved in, they start off like 17 camels, no way to resolve it. Somehow what we need to do is step back from those situations, like that wise old woman, look at the situation through fresh eyes and come up with an 18th camel. Now, finding that 18th camel in the world's conflict has been my life passion. I basically see humanity a bit like those three brothers. We're all one family. Che persona? Mi è piaciuto? È un bel messaggio. È un bel messaggio perché ci riporta a quello che possiamo fare noi per comunicare meglio. Perché c'è sempre la possibilità di ricucire e rimettere in moto quei sensori della comunicazione che ci permettono di interagire con gli altri, soprattutto con l'ascolto. E questo mi introduce nel fatto che non è la statura che fa grande una persona, neanche il suo conto in banca, ma è quello che ha nel cuore. E allora introduciamo questa giornata di marketing partendo anche da delle basi scientifiche. Questo è un decalogo per la comunicazione medico-paziente, come la medicina narrativa produce evidenze statisticamente significative nelle visite in cardiologia, per esempio. Questo è uno studio molto interessante, dove il decalogo ha dato il suo stile alle comunicative a diversi destinatari, cercando di interpretare le esigenze del lettore, fornendo gli strumenti per la comprensione delle necessità reciproche. Quindi sono stati presi, insomma, questi campioni. E cosa è successo? Hanno tirato fuori il decalogo del buon paziente e il decalogo del buon medico. Molto interessante questo, no? Non so se voi l'avete mai letto, se volete ve lo faccio avere, ve lo mando. Molto interessante. Loro hanno un bisogno e noi dobbiamo soddisfare questo bisogno, comunicando, interagendo. Ma questo non serve, serve a 364 gradi, serve della vita. Guardate, l'importanza delle parole, la comunicazione medico-paziente può peggiorare i sintomi. Ancora, l'importanza delle parole. Guardate, l'informazione del paziente è dunque l'importante mediatore della variabilità delle relazioni tra malattie e sintomi. Effetti avversi non specifici ai farmaci, dolore, eccessivo conseguente a procedure sintomi esasperanti, da risultati, test diagnostici di incerto significato clinico, sono determinati meccanismi patogenetici simili e rispondono alle stesse strategie terapeutiche. Quindi pensate il ruolo della parola, delle parole, della comunicazione, della speranza che possiamo dare, quanto sia importante. Quindi penso che per ogni scusa o giustificazione che troviamo per non fare qualcosa ci sia proprio il motivo e la risposta del perché sia indispensabile fare formazione e perseverare. Allora questa è una, per esempio, è la mia mission personale. Quanti di voi hanno scritto la mission nella loro vita? Quanti? Proprio la mission, dice, questa è la mia mission, è una cosa bellissima, ma non la fa nessuno. La mia personale missione e visione è quella di aiutare gli altri a vivere meglio, attraverso la creazione della cultura, informare per prevenire, consapevolezza, passione, amore, con l'ausilio di servizi, prodotti, apparecchi, in grado di migliorare l'acqua che beviamo, il cibo che mangiamo, l'aria che respiriamo, i pensieri che abbiamo, con una grande opportunità di creare benessere, prosperità, abbondanza per tutti, grande ritorno e dono di energia, amore, entusiasmo, salute, motivazione e soprattutto gratitudine per questa meravigliosa vita. Pensate che è stato scritto quasi 21 anni fa. Quanto significa seminare in una maniera giusta. Allora, e questo è ancora più interessante. Vedete, vi siete mai chiesti cosa hanno in comune personaggi di successi come Steven Spielberg, Bruce Springsteen o Kennedy, Martin Luther, cosa avevano in comune? Comune delle cose meravigliose, a partire dai loro tratti caratteriali, perché ti possono perdonare tutto ma non un carattere, puntini puntini, perché sono gli stessi tratti che possono assicurare il successo anche a ciascuno di noi. Guardate, la prima è la passione.
la passione per quello che uno fa, e voi lo sapete, essendo medici o operatori del settore, sapete quando la passione vi aveva spinto a fare quello che fa. Però la passione conferisce vita, potenza, giusto e significato. E poi ci vuole la fiducia in se stessi. Quindi le persone di grande successo proprio differiscono da questo, vedete, dalle credenze, le credenze limitanti. Quindi le nostre opinioni su ciò che siamo e ciò che possiamo effettivamente essere determinano ciò che saremo. Quindi ecco che anche le parole programmano la nostra vita, quello che ci dicono è quel che siamo. E noi magari ci crediamo. Sta a noi. Quindi se crediamo nella magia condurremo una vita magica. La strategia. Quindi la strategia è la consapevolezza che anche i talenti e le ambizioni migliori devono trovare la loro giusta strada. E dopo la strategia? I valori. L'allineamento dei valori è fondamentale. E ce ne scordiamo. Cos'è al primo posto? Qual è la tua scala dei valori? È fare soldi? Allora capite che tutto si allinea. È l'amore? È avere una famiglia, è dare amore alle persone, è contribuire, dipende, tutto dipende dai valori che noi ci diamo. Quindi la scala dei valori è fondamentale, perché ti dà una visione chiara di ciò che davvero conta per noi. Poi l'energia, la nostra energia, i nostri mitocondri, come girano? Perché la vitalità fisica, intellettuale, psichica, l'entusiasmo. E alcuni dicono, come fai a essere entusiasta? Basta essere entusiasta, no? Ma come? Ma no, ma abbiamo un sacco di problemi. No, ma sai, perché il governo, perché il Covid, come fai a essere sempre entusiasta? Sono entusiasta sempre. E come mai? Pure c'ho anche io i miei problemi. No, allora no, non sei normale. È vero, vuol dire che sono sulla strada giusta. Oh, perché sai, mio padre, mia madre, ce l'ho avuto anch'io, papà e mamma, mica c'era solo te, cioè, ognuno non c'ha i suoi. Ognuno però può decidere. Dominio della comunicazione è fondamentale. Il dominio della comunicazione è ciò che fa grande un genitore, un medico, un artista, un uomo politico, un imprenditore. Perché? Perché noi siamo quello che facciamo ripetutamente. L'eccellenza, quindi, non è un'azione, ma è un'abitudine. Quindi la professionalità, l'eccellenza è un'abitudine. È un allenamento costante e continuo, come un pensiero. E però abbiamo la resistenza al cambiamento, no? Quali sono queste resistenze? Molto semplici, ce l'abbiamo tutti. Gli alibi, la scusa, le giustificazioni, la lamentele e il fatto che puntiamo sempre il dito. E poi alla fine tre dita puntano contro di noi, no? E quindi perdiamo sempre. Sempre 3-1. Allora c'è l'assunzione, opzioni, alternative, scelte, l'azione che possiamo fare. E quando non sembra la soluzione, cosa diceva prima William Murray? Tu sei la soluzione. Scegli di andare sul balcone. Aspetta, pensaci. Puoi cambiare il tuo cervello con i tuoi pensieri e le tue azioni. Tutto dipende, come diceva il grande anche Jack Canfield. Chi è che ha letto il libro di Jack Canfield? Bellissimo. Quello che ha scritto Brodo Caldo per l'anima. Uno dei libri più letti al mondo. C'è anche Vivere alla massima espressione, insomma, è un libro bellissimo. Ho fatto un corso con lui meraviglioso. E se volete vi faccio vedere con 3-4 persone come funziona? Vi va? Tre persone qua, chi volete? 3 o 4? Su, ragazzi, facciamo la visita militare. Sì, sì. Allora, vedete in linea qua? Okay. È una cosa semplice, una... però rende l'idea, no? Eh,
Voi siete abituati a lavorare in gruppo anche, con persone di gruppo, ma anche in famiglia, no? Basta. Però negli ambulatori, voi lavorate insieme, no? Vi faccio vedere una cosa. Vi potete dare la mano? Ok. Allora, faccio un semplice test. Chi è che fa kinesiologia qui dentro? Uno, due, tre. Vabbè, conoscete cos'è la kinesiologia? Sì. Metti la mano così, allora, spingi su forte, ok, giù, allora potete chiudere un attimo gli occhi, metti il braccio su, pensate a un pensiero che vi rende veramente felice e vi fa star bene, no? Come l'amore, come le cose belle, pronto? Allora, spingi su forte tu Marta, spingi su. Ok, adesso tenete gli occhi chiusi, chi tocco di voi pensa negativo, solamente chi tocco, in modo negativo, gli altri continuano a pensare nello stesso modo di prima, adesso il braccio Marco, spingi forte su, e spingi forte. Non faccio forza, Ferma. Aprite pure gli occhi. Adesso vi riassetto un attimo. Chiudi gli occhi. Pensate a tutto amore, per piacere, importante. Tira sul braccio. Spingi su forte. Spingi. C'è qualcuno che non pensa male. Spingi su. Pensate bene, vai. Adesso sì. Interessante, no? Ma non è, lo potete provare chiunque, non è al mago sul rito, non è magia. È il fatto che il nostro pensiero condiziona in maniera notevole. Vi faccio vedere un'altra cosa. Uno solo deve rimanere qua. Intanto vi ringrazio di questa cosa. Uno solo deve rimanere qua. Allora, tra l'altro complimenti, ha fatto adesso camminata. Il cammino di Santiago. Ecco, 350 km. 35-40 km al giorno, no? 35. Allora, tra l'altro è bella esperienza, no? Straordinaria, non bella. Allora, guardate questa cosa, tira sul braccio, spingi su, ok, adesso lei chiude gli occhi e voi pensate tutto il bene possibile di questa meravigliosa donna, tira sul braccio, spingi, ok. Allora, adesso qualcuno di voi invece un pensiero negativo nei suoi confronti, no? Che non è vero che ha fatto la camminata, che non cosa, fatti bravi, tira sul braccio, gli occhi chiusi, sì, spingi, adesso ferma così, adesso ti dico una cosa, ok? Tira sul braccio, pensieri negativi e positivi, spingi su, sei pronta? Non ci faccio. È cambiato? Tanto? Sì. Eppure c'è anche chi mi ha detto solo di fare una cosa. Potere del pensiero. Il potere del pensiero. Chi è che vuole provare? Tu lo sai, però lo sai perché. Sì. Stiamo giocando, però siccome siamo nel marketing è importante questo, perché quando si ha a che fare col cliente, il paziente, quello che pensiamo arriva comunque,
si percepisce al volo. E non solo, perché poi lo vedremo, quello che sei grida così forte che non riesco a sentire quello che dici. Allora, braccio, sì. Parlate, ditegli che lo amate tanto. Spingi su. Grazie. Gli amici sono meravigliosi. Quindi qualcuno di voi se vuole che, insomma, ditegli che è quello che vuole. Vado piano, sono un uomo per. Spingi su. Sì, però. Ok, concentrati. Questo è Jack Canfield, lo fece e poi disse tutto al congresso, eravamo 1500 persone. Su, spingi su, pronto voi, parlate di lui quello che vuoi. Senti, no? Interessante, funziona? Sì, sì, assolutamente. Ah, è interessante questo aspetto. Cos'è che ti ho detto di fare? Di pensarmi dietro una cascata, le cascate di neve. Cascate d'acqua. Non arriva più. Pensate un po', uno dice ma sarà una cosa. Provatelo, con i vostri comunità. Fate quello che volete. Quindi, grazie Dino. Al di là di tutto. Il nostro pensiero, l'ambiente, come reagiamo, come ci poniamo nei confronti dell'ambiente e degli altri è fondamentale. E se mai è scientifico? Quindi lui si è schermato con i nostri pensieri. Facendo così lui si è schermato. Si è schermato, sì. Cioè, gli ha detto di pensare una cascata di acqua. Una cascata d'acqua. Davanti a lui. Davanti a lui. Allora. Quindi quello che poi noi pensiamo veramente condiziona la nostra salute, quello che è dentro la nostra pancia, è la nostra vita, i nostri pensieri, le nostre azioni. Allora la mente è molto potente, potentissima, avete visto cosa fa? Un pensiero negativo di un gruppo è come la mala marcia, è un casino, no? Poi. Allora lui accade prima. Che non si sogna, e dico sempre stai attento a quello che pensi, perché potrebbe diventare la realtà della tua vita. Allora, una dimissione più efficace è la seguente: la nostra missione è di fare in modo che i nostri pazienti preferiscano venire da noi piuttosto che dal competitor. Perché va da quel medico e magari non viene? O perché io ho perso quel paziente? Cosa è successo? Quindi dare un servizio, un ascolto personalizzato, sincero, interessato, e motivarlo di nuovo a fidarsi a noi grazie all'elevato livello di soddisfazione ricevuto verso i nostri servizi e far sì che parlino bene di noi i loro amici, contatti, affinché diventino anche loro nostri pazienti e clienti. Perché il paziente è il re o la regina. Perché vedete, le vittorie non sono i grandi successi, non sono l'arrivo al traguardo del vincitore, non sono la corona di alloro e l'applauso del pubblico, non sono il gradino più alto del podio, ma sono le vittorie che tu porti giornalmente sulla solitudine, sulla povertà, sulla fame, sulla fatica, sulla sconfitta, sulla delusione, sulle ingiurie, sul disprezzo, sulla sofferenza. Sono la tua resistenza alle difficoltà, sono il tuo coraggio nell'affrontarle. Solo superando le proprie paure che possiamo diventare grandi. E la grande forza che abbiamo è quella di rialzarsi ogni volta che noi cadiamo. È lì che facciamo la differenza. È lì che è con l'esperienza che si cresce, noi evitando i problemi. Allora ci sono sempre due scelte nella vita. Accettare le condizioni in cui viviamo o assumersi la responsabilità di cambiarle. Questa è la grande forza che abbiamo. La scelta. E allora ci vuole, credo, in quello che facciamo, l'entusiasmo, l'obiettivo, perché realizzare quello che si ha dentro è facilissimo, difficilissimo, ma come mi dice il mio amico Sebastiano Zanoni, è l'unico motivo per cui siamo qui. Zanoni è un grande della crescita e sviluppo personale, ha scritto tantissimi libri, bellissimi, è
stato, anzi, uno dei consulenti più importanti di Rosso, di Franco Rosso, del Diesel, ed è una persona eccezionale, meravigliosa, con il quale abbiamo fatto parte del Premio Mondiale della Formazione. Poi ci vuole la strategia, ci vuole la pianificazione strategica, ci vuole il metodo, l'azione, e poi ci sono degli esercizi che non faremo perché ci portano via un po' di tempo. Ve li faccio vedere, è molto bello, però se volete poi ve la mando questa parte, non ce la facciamo perché in questo preciso momento, quali sono tre obiettivi più importanti nell'ambito dei tuoi affari e della tua carriera? Avete 10 secondi per rispondere e buttare giù tre cose che pensate siano da migliorare qua. Tre cose, ma non un minuto, due minuti, 10 secondi. 20 secondi, punto, cos'è? Subito, cosa vuoi fare? Altra cosa importante, in questo preciso momento, quali sono i tre obiettivi più importanti nell'ambito della famiglia e delle relazioni affettive? Subito, 10, 15, 20 secondi, quali sono i tuoi obiettivi? In questo preciso momento, quali sono i tre obiettivi più importanti nell'ambito delle tue finanze? Quanto guadagni? 10.000 euro al mese? 5.000? 3.000? Quanto? Vuoi raddoppiare, triplicare? Cosa vuoi fare? In questo preciso momento, quali sono i tuoi obiettivi più importanti nell'ambito della tua salute? Il medico che deve curare se stesso. In questo preciso momento, quali sono i tuoi obiettivi più importanti nell'ambito della crescita e sviluppo personale? Per esempio, partecipare a un corso epilipo. Mi sta piacendo? Sì. In questo preciso momento, quali sono tre obiettivi più importanti nell'ambito sociale e comunitario? Cosa possiamo fare per gli altri? Dove possiamo contribuire? In questo preciso momento, quali sono i tre problemi delle preoccupazioni più gravi della tua vita? C'è proprio una moglie una volta, c'è ancora? C'è qui. Quali sono le preoccupazioni più gravi della tua vita? Fondamentale, cosa ti preoccupa? Però acquisire la consapevolezza di tutte queste cose ti permette poi di essere consapevole. Adesso, di questa qui, date il punteggio. Da 1 a 10. E ognuno di voi dà un punteggio a quelle cose lì. Quanto sei messo la salute? Quanto ci do? 5, 6, 7, 8, 10. Faccio la maratona di New York 3 volte all'anno. È arrivato alle vedini con la... Ah, che bello. Sono arrivati un sacco di persone, allora sono andato a te. Io sono, questa è un'altra cosa fondamentale, che vi proprio scrivetevela questa cosa. Questo è fondamentale. Quindi date risposta, scrivete io sono, lasciate 10 righe e scrivete secondo voi chi siete, cosa pensate di voi stessi. Non sono alto, bello, biondo, arancione. Io sono. Cosa penso degli altri? Cosa penso del mondo? Cosa penso della vita? Cosa penso di Dio, ma dell'universo, dell'energia? Uno può credere o non credere, ma cosa penso del... di tutto. Questo è fondamentale per noi, perché il nostro pensiero, che si collega al cuore, come sapete, coerenza cardiaca, crea un GPS meraviglioso, se ci allineiamo bene. È una calamita. Le domande? Siamo a posto? Mi piace? Tutto a posto fino adesso? Mi sono capito? Preoccupatevi che il vostro sogno sia in regola con i vostri principi e i vostri sogni in regola con i vostri principi universali. E questa è una cosa bellissima. Se non risuona in questo
Lasciate perdere. Si perde tanta energia e basta. La sfida della fiducia. Volete fare ancora una foto? Ve lo lascio. La sfida della fiducia. Pensate, se si potesse intervenire sulla fiducia, sulla visione che noi abbiamo della fiducia, che io, te lo do, però, e tieni le cose sempre, aspetta, no, te la do o non te la do, cosa faccio? Ti do fiducia, non ti do fiducia, no, ti controllo, sì, però, allora, vediamo un po' la fiducia. La sfida della fiducia. La fiducia è una sfida fondamentale. E la sfida è questa. Vedete, nulla paga quanto una relazione di fiducia. Nulla ispira quanto un'offerta di fiducia. Nulla è vantaggioso quanto l'economia della fiducia. Nulla ha più influenza di una relazione fondata sulla fiducia. E la cosa meravigliosa è che c'è un codice. Ho avuto la fortuna di fare un corso anche con lui, proprio con Stephen Covey a Roma, dove è venuto in Italia. Il padre ha scritto un libro bellissimo, I sette pilastri del successo, di come si chiama? Letto, bellissimo, il padre, sì. Libro meraviglioso. Però lui è il figlio che ha scritto questo libro e fa i corsi sulla fiducia meravigliosi. Le onde della fiducia sono inarrestabili. Perché sono inarrestabili? Perché se l'uomo si fida della tigre e la tigre si fida dell'uomo, la tigre con una zampa lo apre, no? Come una scatoletta di tonno. E la tigre sa che l'uomo ha sterminato, no? Quante tigri. Eppure guarda lì. E sono non certo dentro una gabbia. Rare sono le persone che usano la mente, poche coloro che usano il cuore, uniche coloro che usano il cuore. E questo può fare la differenza già nella sfida della fiducia. Ma approfondiamo. Allora, se mia moglie mi dà una mano, sì. Mi prendi la lavagna per piacere? Sì. Con i pennelli. Sì. Allora, la sfida della fiducia è fondamentale, ma la prima cosa di cui la base dove si fonda tutto è il carattere. Parte tutto da lì. Il carattere. Carattere. Poi alla fine la fiducia può essere considerata. Ricordatevi che Gioppo è venuto da me. È un po' questo, no? Il fatto che poi ti dà un sacco di frutti, però devi fare compiti a casa. E compiti a casa dipende dal tronco, dal terreno, dalla semina. Allora, tutto questo è un percorso fatto di carattere, competenza, fiducia in se stessi, fiducia nelle relazioni, fiducia nel mercato, quindi fiducia aziendale. Ci sono persone che lavorano in strutture sanitarie, ma non si fidano di nessuno che hanno intorno, non si fidano. Come può funzionare? Che energia stiamo mettendo dentro a questo studio medico? È un problema. Non funziona, non passa. Fiducia nel mercato. C'è crisi, probabilmente c'è crisi, ma c'è anche tanta gente che lavora.
Allora uno dice, quante persone siamo in Italia? Nel mondo siamo 8 miliardi e mezzo. E in Italia 60 milioni. Facciamo che il 50%... Togliamo il 50%. Ci sarà 25 milioni di persone che comunque possono, vivono abbastanza bene, sì o no? Penso che ci sia crisi per 25 milioni di persone. Pensate al mercato. È un problema di comunicazione, è un problema di marketing. Fiducia nel sociale. Quindi poi ci sono i comportamenti. I comportamenti sono fondamentali. Allora c'è quelli fondati sul carattere. Il primo comportamento fondato sul carattere è essere schietti, dire le cose chiare. Cosa vuol dire essere schietti? Vuol dire comunicate direttamente, così da non essere fraintesi. Premettete ad ogni discussione quali sono le vostre intenzioni, non lasciate dubbi. Il far finta comprendere e tenere per sé informazioni, adulare e raggirare. Siate onesti, chiamate le cose con il loro nome. Non manipolate le persone. Non distorgete i fatti e non lasciate false impressioni. Questo è fondamentale. Secondo aspetto, dimostrare rispetto. E come funziona il rispetto? Questo comportamento si basa su principi del rispetto, correttezza, gentilezza, affidabilità, cortesia. Il suo contrario di solito sta nel mostrare mancanza di rispetto, tanto sul lavoro quanto in famiglia. Il far finta sta nel simulare rispetto, sollecitudine, oppure peggiore ancora l'altra cosa, mostrare rispetto e sollecitudine solo per coloro che possono esservi utili. E poi cosa c'è? Creare una totale trasparenza. Non abbiamo nulla da nascondere. Siate autentici, genuini, dite la verità, in un modo tale di persone possano verificarla. L'opposto è nascondere, far finta vuol dire illudere, sostenere che le cose stiano diversamente da come sono. Potete instaurare rapidamente la fiducia con l'essere aperti, autentici, muovendosi lungo il versante dell'apertura, senza avere finalità nascoste. Porre rimedio agli errori, fondamentale. E certo, siamo umani, possiamo sbagliare, anzi, quante volte si sbaglia. Fate ammenda invece che limitarvi a porgere delle scuse. Il contrario consiste nel negare e giustificare gli errori, per egoismo, superbia, far finta, stare a nascondere gli errori. Scusatevi rapidamente, agite per porre rimedio laddove possibile, dimostrate umiltà personale per mettere in atto questo comportamento. Bellissima cosa. E poi c'è l'essere leali, l'essere coerenti. Date credito agli altri, parlate delle persone come se fossero presenti. L'opposto vuol dire prendersi meriti altrui, non parlare correttamente degli altri. Far finta si esprime simulando e condividere i meriti, ma poi minimizzando il contributo degli altri appena non possono sentire. Dico sempre, per mostrare un carattere degno di fiducia, riconoscete liberamente agli altri i loro meriti. Non parlate male di loro dietro le spalle, non rivelate a terzi notizie riservate su altre persone. Pensate sempre che quelle persone di cui state parlando fossero lì a ascoltarvi. Comportamenti fondati sulla competenza. La prima cosa è produrre risultati. Nel lavoro, nella vita, nelle relazioni, risultati. Perché è un modo di convertire i cinici e sterare la fiducia in nuove relazioni. Quindi è fondamentale trasformare le parole in fatti. Poi il comportamento 7 è migliorare. Migliorare, migliorare, migliorare. Perché migliorare continuamente, quindi vi faccio ovviamente i complimenti per aver contribuito a condividere, non venire qua a imparare nulla, ma condividere queste belle informazioni insieme, perché questa è la strada per migliorarci, per fare un viaggio anche verso dentro noi stessi, a volte sempre no, fare un viaggio
viaggio fuori. Poi affrontare la realtà, che è fondamentale. E per affrontare la realtà, prendere di petto le difficoltà e andare a trovare la soluzione. È molto meglio affrontare i nodi reali che prendere coraggiosamente la guida e discutere argomenti sgradevoli, quindi la realtà. Chiarire le aspettative, quindi parlando con le persone, chiarire le aspettative anche con i pazienti, cosa ti aspetti, qual è il tuo sogno, sei tanto qua, perché sei qua, cosa ti aspetti da me, cosa posso fare per te. Creare una condivisione, condivisa un accordo preventivo, è fondamentale. Se necessario rinegoziate, ma non tradite le aspettative una volta che l'avete convalidato. Esercitare la responsabilità. È fondamentale la responsabilità anche dei pazienti. Prendi questi impegni, vedete, ci sono, faccio proprio una parentesi di un, c'è una, domani viene, è una nutrizionista che fa circa 150-200 test S-Driver al mese. Come fa a farli? C'è un marketing interessante. Lei fa i test, la consulenza, dà un servizio importante, però poi ha il marketing che chiama il paziente e lo segue. Allora hai fatto questo, e questi ritornano. Ogni 30 giorni ritornano lì, se vogliono gli rifà il controllo, poi 30 giorni. A 200 test sono tanti, sono pochi. Prima di tutto ascoltare, è la cosa fondamentale. L'ascolto, l'abbiamo visto prima con Uri, quanto sia fondamentale ascoltare le persone. Ed è un comportamento fondato sul carattere e la competenza. Mantenere gli impegni. Fate sì che mantenere tutti gli impegni sia il simbolo del vostro onore. Trasmettere la fiducia. Come si fa a trasmettere la fiducia? È semplice, io dice, ma così sì, è come essere entusiasti. Come si fa a essere entusiasti? Agisci da entusiasta. Ma com'è? Prova, ti alleni, è un allenamento. Trasformate la fiducia da sostantivo in verbo. Quindi siamo d'accordo che le relazioni dipendono, nel lavoro, famiglia e prossimo, dipendono dalla fiducia in te stesso e nel prossimo. E lì tutto ruota lì. E poi chi semina spine si deve ricordare di non camminare scalzi. È questo che è fondamentale. Allora, come raggiungere eccellenti risultati anche nelle relazioni? Vedete, non basta leggere. Una cosa interessante da capire è che noi, nella vita, ci sono tanti ruoli. Ruolo, prima di tutto, siamo figli, giusto? Poi, la fortuna di diventare anche noi genitori, giusto? Poi fratelli, sorelle, fidanzati, compagni, quello che volete, mogli, mariti, fidanzati, poi imprenditori, giusto? Oppure medici, oppure consulenti, quello che volete. Ma guardate, cominciamo a contare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poi? Ah, io faccio parte del Rotary Club. Poi? No, ma sai, mi hanno voluti anche quelli di là, adesso vediamo se vado anche là. Poi? No, perché c'è la partita, poi vado in palestra. Poi vado a ballare. Poi sono anche lì. Poi faccio vedere. Cosa accade? Che l'uomo può gestire, se è bravissimo,
dai 6 ai 8 ruoli nella vita, ma deve essere proprio bravo e organizzatissimo. Provate a darvi degli obiettivi come genitori, 3 obiettivi, come figli, di quello che volete migliorare nella vostra vita, no? Andate a vedere cosa accade. Come posso migliorare qua? Come posso migliorare qui? Come posso migliorare? È dura. Quindi attenzione ai ruoli che voi vi impegnate, nei quali vi impegnate nella vostra vita, perché tutto non si può fare. E allora la cosa importante è il focus, la focalizzazione. I risultati nella vita avvengono grazie a questo processo, focalizzazione. Domande? Mi sono capito? Tutto a caro? A posto? Allora, quindi l'opportunità di confronto e crescita nasce dal segreto della trattativa, ma dal segreto della trattativa senza questi presupposti, e la trattativa è quella di comunicazione della nostra, perché noi vendiamo continuamente, no? Vendiamo noi stessi continuamente, da quando abbiamo bisogno del latte della mamma a qualsiasi altra cosa vendiamo, eh? Allora tutto dipende dalla storia che mi racconto. Dipende da lì, dal condizionamento sociale, familiare e culturale. E che storia mi racconto? Do la colpa agli altri o comincio a assumermi la responsabilità? E quindi dipende dal dialogo interiore, da quello che immagini. Avete visto quanto sia importante il pensiero, l'immaginazione, la direzione, la visione che hai di dove vorrai essere tra un anno, 3 anni, 5 anni e 10 anni. Da quello che scrivi nella tua missione. E allora tutto dipende dall'autodisciplina, costanza e dall'impegno. Poi dicono anche che ci sono le botte di fortuna. Però, la potenza della mente, questo è quello che fa la differenza. Vedete, capitano tutte a me, dipende tutto da me. Ah, venite con me. Noi dobbiamo lavorare con persone meglio di noi, dobbiamo creare, trovare modelli che ci permettano. Ma tu come hai fatto? Come fai tu a avere 200 pazienti al mese? Come fai tu? Come fai? Perché la pazienza e la perseveranza hanno un effetto magico dinanzi al quale le difficoltà scompaiono e gli ostacoli svaniscono. Allora, dice il saggio, se scommetti su persone, presto arriverai un uomo. E quindi ecco perché la scuola ti permette di aumentare e creare valore alla tua professionalità, la formazione. Allora, ti capita mai di attribuire la responsabilità al paziente? Ah, non capisci niente, no? Ah, sì, ma è proprio, magari te lo dici tra te e te. Ma guarda questo, qual è la chiave che mi permette di capire perché lui si comporta così o reagisce così? Perché poi alla fine la nostra capacità è la capacità di reagire a quello che ci accade, è lì che facciamo la differenza, come reagiamo. E come dice sempre questo grande speaker motivazionale, dice: la vita è come una lucchetta combinazione numerica, non importa chi tu sia, ma se conosci la combinazione, ah. Allora Kenfield un'altra volta in quel corso ci dice: dovete smettere di puntare tutto sugli altri, di lamentarvi delle circostanze, della crisi, di ciò che ti accade, di giustificare la tua mancanza di successo e di difendere le tue prese di posizione. Ah. Non so se hai ragione, però qualcosina interessante. Vuoi lealtà, valore, onestà, successo? Dipende da quello che mandi. Ci saranno sempre dei sassi sul tuo cammino, dipende da te se farmi dei muri o dei ponti. E guardate, vi avevo parlato quello di un grande
il mio caro amico che poi farà il corso, e sua moglie e Fabio faranno il corso, però dipende anche come le diciamo le cose, dipende dalla nostra voce, dipende se parliamo con la mente o se parliamo col cuore, se parliamo con la pancia, fondamentale. Però se spesso se le cose in cui dici non ci credi vengono fuori da solo dalla mente, non c'è cassa di risonanza. Allora, qualcosa noi possiamo fare. Per esempio, queste sono alcune frasi importanti che vi consiglio, così vi suggerisco, pensa che l'ambiente dove vivo e lavoro le stia garantendo una salute ottimale? Fa pazienza. Pensa che il cibo di oggi contenga tutti i nutrienti come vitamine, minerali, antiossidanti di cui abbiamo bisogno? Se avessi la possibilità di conoscere che l'ambiente in cui vive e lavora la sta intossicando o capire quali siano le carenze nutrizionali che potrebbero condizionare la sua salute e il benessere, le piacerebbe conoscere queste informazioni? Che tipo di esami ha fatto fino ad oggi che le hanno dato tutte queste informazioni? Pensa che sia importante? Adesso qui c'è molte persone che hanno già S-Drive, eccetera. Avete mai fatto questo tipo di domande così precise? Perché è fondamentale strutturare la domanda, naturalmente poi la adattiamo a noi, no? Ma è fondamentale. Sapendo che le informazioni che questo test mette in evidenza servono anche per migliorare l'anamnesi, l'approccio clinico che posso dare, vuole farlo adesso oppure fissiamo un appuntamento? Ma vedete, c'è un segreto, anche qui oltre alla fiducia c'è un codice, è il codice della voce. Avete mai sentito parlare di voice voice color? E le voci qual è? È a colori. La voce più importante è la voce verde della calma. Un a caso, chi è che vuole leggere qui? Leggi. Pensa che l'ambiente dove vive o lavora le stia garantendo una salute ottimale? Adesso leggi pensando di comunicarlo alla persona che è di fronte. Pensa che l'ambiente dove vivo e lavoro le stia garantendo una salute ottimale? Allora, sentite che è distante, no? È distante. Se dovessi leggerla io farei, pensa che l'ambiente dove vive o lavora le stia garantendo una salute ottimale. È molto prossimale. Cambia? Arriva, forte, messaggio diverso. È come dire, no? Trovate la persona, no? Incontrate la persona, che siete con la vostra fidanzata, andate in giro, dite, sai amore ti amo. Ah bene. Bene, non scrivo. Anche la risposta. No? La risposta. Allora, la stessa cosa, l'entusiasmo, il modo di dire le cose è fondamentale. Anche quando si parla davanti al pubblico, tutto deve cambiare, deve arrivare il messaggio, ma non deve arrivare il messaggio arriva. Se le cellule vibrano a quella frequenza, se no non entra niente, non rimane. Nel ringraziarla di questa... Allora, io leggo questo, provate qualcuno a leggere questo. No. Nel ringraziarla di questa importante opportunità, sono qui a chiederle il suo parere su un prodotto che potrebbe migliorare la qualità della vita di moltissime persone. Beh, lo te l'hai già dotato di questa voce verde. Sentite, c'ha un po' di voce verde, perché la voce verde è fondamentale. Quindi quando parlate, pensate al verde. Per esempio, se io dovessi leggere questa frase, dico, nel ringraziarla di questa importante opportunità,
sono qui a chiedere il suo parere su un prodotto che potrebbe migliorare la qualità della vita di moltissime persone. Cioè, cosa deve fare? L'onestà, l'umiltà, la serietà, la fidabilità, la fiducia, la sincerità. Perché solo se ti viene in mente di prendere in giro il prossimo, la voce cambia subito e l'altro arriva. Vedete, il significato delle voci e parole. Non solo le parole hanno significato, che ha uno anche voce che usiamo per pronunciare, ma sono parole di tipo relazionale. Se io dico questo tavolo è alto un metro, non è che ti posso dire sai questo. Questo tavolo è alto un metro, punto. Quindi le voci di tipo razionale, blu e grigio. Il grigio già state attenti. E non usate il nero. E parole di tipo emotivo sono amore, e le voci di tipo emotivo sono anche verde e rosso. E eccole qua. Quindi se io devo dire che il tavolo è 37 cm, c'ha bisogno di poesie. Perché altrimenti si è incongruente. Quindi, questo è lo schema. Naturalmente ci vuole allenamento. Domenica 13 facciamo un corso su questo. Con chi ne sa, io no, però loro ne sanno più. Volume medio basso, tono basso. Volume medio alto, tono basso conclusivo, tempo medio, pausa e sospensione. Vedete anche a leggere uno l'altro che cambia? E se mai possibile, i più grandi comunicatori usano questo. Vi ricordate il grande Pippo Baudo quando va in... Perché piaceva tanto? Perché? Cosa faceva? Pensate il grande Corrado o Mike Buongiorno. Entrava, signore e signori, allegria! E poi andava in verde. Col paziente, lo stesso. Buongiorno, come stai? È fondamentale l'entusiasmo nella vita. Perché se noi siamo entusiasmi, trasmettiamo entusiasmo. Perché l'onestà si sposa con la gentilezza e diventa irresistibile. Vi piace sta cosa? Trasmettiamo la nostra sicurezza con calma, sorriso e autorevolezza. Aspetta. Fai la foto di questa. 10.000 euro la foto mi va subito. Ma poi dopo c'ho fuori chi controllo, Copyright. Devi dirlo con voce verde, però. No, che c'era. Non avete capito che il tavolo è in mezzo. Quindi, trasmettiamo sicurezza, calma, sorriso. Pronti? Allora, è anche quello che bisogna fare quando dobbiamo rispondere alle persone. Comprendo bene ciò che mi dice. Ed è per questo che deve fare un test così importante per la sua salute come S-Drive. Quanto ne volete fare? Le cose emotive si trattano in verde, quelle razionali in blu. Signora Bianchi, capisco bene che lei desidera acquistare o fare un test, mettetela come volete, no? In cui crede. Ed è proprio per questo che è importante che lei conosca Selfood, quello che volete, che conosca la nostra struttura, che conosca quello che stiamo facendo, i servizi che noi offriamo. Metteteci quello che volete. Capisco bene che lei desideri acquistare un prodotto in cui crede, vedete, non si preoccupi. Se noi però glielo diciamo, signor Bianchi, capisco bene
che ne desideri acquistare un prodotto in cui crede. Ma devo guardare gli occhi, no? Signor Bianchi, oppure signor Bianchi, no, devo guardare gli occhi e dirgli le cose come stanno. Ed è proprio per questo, però vedete, certe persone ce l'hanno innato questa comunicazione, la voce ce l'hanno così, perché comunicano anche in questo modo. Quindi se volete farvi una foto, questa vi può essere utile. Avete fatto la foto? Allora, ecco le grandi opportunità che abbiamo. Poi io pensate che questi tipi di corsi qua li faccio da, li faccio io come allievo dal 96. E a volte mi dicono a me, come mai hai già fatto questo corso? Lo dovrei fare? Sì, sì, lo fare. Io ho fatto anche 39 volte la camminata sui carburanti. 12 metri, fai molto bellissimo. Ha fatto anche Massimo a parte, bellissimo, però dovete farla con gente come Basil De Luca, no? Faccio, per carità, Anthony Robbins è il più grande formatore al mondo, 15.000 per 10.000 persone in sala, cioè, però è motivazione, non è formazione, no? Formazione è una cosa che tu devi nutrire, tipo queste informazioni eccetera, questo tipo di informazioni le faccio dal 96 e le ripeto, dice, ma come dovrei fare questi corsi? A volte vedi qualcuno che ha dei vostri colleghi, sono al convegno, no ma io questo l'ho già sentito. Come l'hai già sentito? E ti dice, ma com'è un medico? No, ma questo l'ho già sentito. Ma cosa c'entra? Dirà cose nuove, no? Cioè, tanto ogni volta che fai qualcosa vi rimarrà il 10%, la prossima volta ve ne rimarrà il 10%. Sì, ma l'hai già detto. Ma no. Poi dice, l'hai messo in pratica? Allora, quindi la nostra mente è come un paracadute. Se non accettiamo cose nuove, come un paracadute chiuso. Quindi ricordatevi questa cosa interessante, perché poi alla fine è un aforismo, ma è così. E poi abbiamo l'io, abbiamo noi, abbiamo nostro, abbiamo nostra, abbiamo nostri, mio, abbiamo mia, i miei, come le chiameremo queste parole? Parole proibite. Proibite. Quelle le parole che contano nella comunicazione. Tu? Tuo? Tuoi? Voi? Vostro? Vostri? Che le chiameremo? Parole di padre. Scusa Giorgio, ma perché il nome è sbagliato? Perché nell'approccio alla comunicazione verso il noi è sempre, fa parte dell'ego. Come noi non c'è nessuno. Come si dice a Roma? Quindi, certo, poi c'è anche, noi ci occupiamo di quello, per carità, ci occupiamo di queste cose, però viene dopo. Adesso vedrete che sono proprio parole di platino. Quali sono? Il no. Oh, signor Terziani,
signor Giorgio, chiamate tutti per nome. No, ma sai, io do del lei, vabbè, dammi dell'esso, del... però chiamami per nome, che è così bello, perché mia mamma non mi chiamava Terziani, e quindi bisogna assolutamente il nome. Le tre armi dell'oratore sono verbale, paraverbale e vertebrale, no? Attenzione, il verbo all'inizio c'è il verbo, però ricordatevi che noi comunichiamo, quello che diciamo è solamente il 30% e la comunicazione invece viene con il 70%, con la postura, con i gesti, con lo sguardo, con l'energia. Il linguaggio segreto del corpo è quello che dico sempre. So che siete, parla così forte che non riesco a sentire ciò che dico. Come vi muovete, come guardate. Ah sì, piacere. Anzi, c'è gente che ti dà la mano. No? No, già, in partita, ti dà la mano proprio. Oppure. Che io quando trovo la gente mi dà la mano e che gli camiseri, dici, ma come ti fai? Vieni a fare un corso, è uno spettacolo. Ma ci sono quelle persone, però no, se noi diamo la mano gli altri devono rispondere in qualche modo. Allora, questo è bellissimo. Potete utilizzarlo, pensate che questo schema è stato utilizzato da uno dei più grandi formatori di aziende farmaceutiche, quindi formava i medici, lui è Mario Silvano, che formava proprio i medici per comunicare in maniera giusta ai congressi, questi qua. E cosa gli insegnava? Gli diceva, guardate, che la nostra vita, la comunicazione è un pianoforte. Dice, quale tasto schiaccereste per prima qui? Chi è che lo sa? Non so. Allora, dovete metterli in ordine. Chi è che vuole provare a metterli in ordine? No, avete preso, siamo qua, cioè mica, non facciamo l'esame, voto non lo do. Stasera uno non mangia se sbaglia. Sol. 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 La. Poi? La. La. Il si. Si. Il fa. Si. No, il re prima. Si. Il fa e il mi e il do. Il do per ultimo? Sì. Ok. Altri? Vogliono così provare. Allora, ve lo dico, la prima cosa è sempre lui, chi sei, cosa fai, come ti chiami, da dove vieni, due fiorini, poi la sua attività, parlano per ore e quindi ascoltate. Poi i suoi bisogni. Poi posso parlare di quello che posso offrire io per farlo stare meglio, curarlo, le mie terapie, per carità. Posso iniziare a parlare dei prodotti, quindi re, servizio del mio studio medico. Le caratteristiche del mio studio medico, sai, abbiamo questo, puoi fare questo, i vantaggi che puoi avere utilizzando i nostri servizi, e poi non serve l'azienda, quella fa parte solo dell'ego, però poi dopo all'ultimo è chiaro che quando dice te chi sei, molto lo dico.
è fondamentale questo aspetto, eh? Non partite mai all'incontrare. Se sbagli il tasto, cosa senti? Che suona la musica, lo sa. Se sbagli il tasto, la nota sbagliata è stonata. Allora, e poi arriva il prezzo, quando gli dovete dire insomma, il prezzo della visita, o del, ah oddio, adesso come faccio? Come sapete, alcuni sono abituati, ma alcuni fanno come gli scogli di leopardo, sai come sdraiate. Allora, il prezzo è semplice, dipende da quello che dici, dai vantaggi che gli stai dando e il suo vantaggio economico, ma dobbiamo dirglielo. Quanti esami dovrebbe fare per conoscere le sue carenze, migliorare la sua qualità della vita, fare un esame per capire se lei è intossicata da metalli pesanti da un punto di vista preventivo? Facciamo prima questo, poi dopo approfondiamo, se c'è un problema andremo a farlo, ma miracolo l'esame. Le interessa risparmiare? Quindi, vantaggi tecnici, e poi allora. Mi piace questo, no? Questa idea è fondamentale. E naturalmente bisogna comunicare con la voce giusta, eh? Allora, questo è bellino, questo poi stiamo andando alla conclusione, poi avremo questo ospite che ci parlerà 20 minuti di fuoco, farà 20 minuti di fuoco, su quello che esistono momenti storici in cui tutto quello che valeva prima non vale più. Questo è uno di quei momenti storici, ma è 20 anni che è così. Te ne rendi conto? L'offerta ha superato la domanda, il modo di percepire il consumo si è evoluto, la simmetria informativa tra aziende e clienti si è assottigliata, la velocità dell'interazione è salita come mai prima, i gusti e le scelte si sono frammentati. Allora come si fa? Cosa possiamo fare? A epoche nuove corrispondono modelli nuovi, nuove persone, nuovi professionisti, nuove modalità, nuovi atteggiamenti. Ricordiamoci che le persone non cambiano. Non provate a cambiare le persone. O cambiamo noi, o gli altri non cambiano. Possiamo cambiare le persone solo con l'esempio. Le persone non cambiano. Possono migliorare se partecipano a corsi meravigliosi. Quindi cosa dobbiamo fare? Sorpassare gli ostacoli, avere fede nel successo, perseguire un obiettivo definito, amare il proprio lavoro. Quindi questo è quello che possiamo fare. Però vedete, c'è la globalizzazione. La gente dice, oddio, e adesso? Siamo in questa realtà. E che dici, possiamo andare a vivere in Tibet? Anzi, per fortuna per qualcuno, i nostri tecnici che fanno il nostro bellissimo sito, per loro vivono di questo, no? Quindi per loro è importante, Facebook, tutti i social network. Vi ricordo che 50 milioni di persone sono su Facebook. Quindi il mercato, quello è il mercato. Cos'è successo ai pazienti? Di cosa ha bisogno il paziente oggi? Di cosa avete bisogno voi? E io me lo devo chiedere per entrare poi nella mente dell'altro. Cosa avete comprato di vitale nell'ultima settimana? La maggior parte dei consumatori non può acquistare il nuovo prodotto perché non possiede il denaro necessario, non ne ha bisogno o non ne ha il tempo. È difficile comunicare con queste persone, eppure ci sono. È solo, bisogna cambiare strategia. Quindi dobbiamo ritornare a quello che ci siamo detti dall'inizio, a comprendere l'importanza di creare relazioni di fiducia. E quali sono queste qualità? Energia ed entusiasmo al primo posto.
fondamentale. Perseveranza, saper ricominciare è fondamentale. E poi il metodo. Dobbiamo capire che se una cosa non funziona la possiamo migliorare, cambiare, rigenerare, riprogrammare. E non la ruota dei cricetti. Attenzione, altrimenti si rimane il consulente artista o il mago, con la salute non si scherza. Competenza, professionalità, esperienza, comprensione, pazienza, ascolto, rispetto. E poi la comprensione psicologica, che è fondamentale nella comunicazione. La competenza, le nostre competenze. E poi l'ottimismo. Alcune parole ispirate, volete saperle, carine? Sono queste. L'educazione è il miglior dono del passato. Non leggerai mai abbastanza, fai formazione, una sola parola potrebbe cambiare completamente il tuo approccio. Fallire la preparazione significa prepararsi a fallire. Non esistono vincite senza sofferenze. Un rifiuto non riguarda la tua persona, ma la tua propensione a risolvere problematiche, quindi chiedi feedback. Cos'è che non sta andando bene? Cosa posso fare? Come posso migliorare i tuoi confronti? Prepararsi. Non ti preparerei, eserciterai mai abbastanza. Voglio essere circondata solo da persone che realizzano l'impossibile, Elizabeth Arden. Un grande successo richiede una grande squadra di supporto, quindi ringraziamo tutti. Ho sempre creduto di poter battere il migliore, poter ottenere il meglio, ho sempre visto me stessa in cima alle classifiche. Guarda caso, si chiama Serena Williams. E questa è la conferma di quello che vi dicevo. Visualizzare, pianificare, focus. Non è la più forte delle specie che sopravvive, né meno più intelligente, ma quella che risponde meglio al cambiamento. E allora poi c'è un bel messaggio, che è quelli che dicono non si può fare, dovrebbero togliersi dalla strada di chi lo sa, sta facendo. Perché vedete, 20 anni fa me lo dissero forse alcuni. Ma dove vai? Ma cosa fai? Ma sei matto? Ma no, dai, le gocciolini, ossigeno, ma dai. Mettici un po' di tabacco anche quando ti fai le canne, ci metti anche il tabacco o le cure così? 90 paesi nel mondo, 20 anni in Italia, 21 anni in Italia, da 50 nel mondo, dal 1969 c'è sul mercato mondiale. Poi trovi lo scemo di turno che scrive su Facebook, però su acqua fresca. Ma, leggi. Vai a studiare. Ma anche i vostri colleghi, è interessante. La nostra mente è come un paracadute, eh? È sempre qua che si fa la differenza. Allora le vittorie, quello che abbiamo detto, questo è lì che dobbiamo girare. E questi sono i convegni che facciamo e facevamo in giro per l'Italia, a Bologna, fino a 450 persone al congresso internazionale a Bologna, 450 quando avevamo preso sala Italia nel palazzo dei congressi di Bologna, ti ricordi? 450 metri c'era, bellissimo. E poi questo mio sogno, che è nato proprio quando è scomparso mio papà nel 2012, ho voluto dedicare questa scuola di formazione a cui avete partecipato a mio padre, perché lui aveva questa grande cultura, un poeta, un uomo meraviglioso, recitava la Divina Commedia a memoria, tutte le poesie possibili, immaginabili, ore e ore lo ascoltavo e si emozionava mentre recitava le poesie, cose meravigliose.
e c'è una sua poesia che potete andare a vedere sul web, sul sito Savoir Bay in Italia, su Epinutrace, c'è proprio lui mentre recita la Divina Commedia. Partendo da questo presupposto, per la mia religione, come dice Amma, conoscete Amma? Sì. La mia religione è l'amore. Solo. Non vi è sorriso più bello in tutto il mondo di quello che illumina un volto pieno d'amore. Un medico sacro disse, la miglior medicina è le attenzioni. Qualcuno gli domandò, e se non funziona? Aumenta le dosi. E allora ricordiamoci quello che ho detto all'inizio, che la vita senza amore non ha senso. Allora facciamo 5 minuti di pausa perché poi dobbiamo andarci un po' a cambiare, rinfrescare.